questo è il mio primo cortometraggio che ho girato, dura 23 minuti, l'ho presentato l'anno scorso al Mantova Film Festival, poi presentato in un secondo momento al Teatro Parrocchiale di Quistello. Ho avuto la collaborazione di molti esperti, tra cui la filmmaker di Asola, Paolo Soncini, senza nulla togliere a tutti gli altri, Adolfo Vaini, Barbara De Gabrielis, però i ringraziamenti sono veramente tanti. È stata la mia prima, come ho già detto, esperienza. Il primo giorno non sapevo assolutamente cosa fare e poi nel passare dei giorni sono riuscito ad adattarmi abbastanza bene e mi sentivo comunque molto bene sul set. Quando mi è stata presentata la sceneggiatura e l'ho letta, l'ho subito sposata perché comunque parla di un tema attuale, della crisi economica, di un imprenditore che gli sta andando tutto a rotoli e però si vuole suicidare, però in un vecchio ricordo trova il positivo e una ripresa nella vita e nel lavoro. C'è da dire che in questo caso è rivolto ad un imprenditore che appunto gli va tutto a rotoli, ma trova un appiglio per salvarsi. Però è una cosa generalizzata, si pensa a quello che sta succedendo adesso. Chiunque in questo momento che si trova in difficoltà, moralmente, economicamente, deve comunque trovare un appiglio per poter ripartire e sorridere alla vita.